Ciao, ciao a tutti, bentornati e bentrovati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate di qui. Oggi avevo qualche minutino di tempo, spero di non essere prolissa come l'ultimo video che è stato lunghissimo, ma quando poi io mi metto a raccontare, racconto e sono così anche nella vita, sono una chiacchierona, l'avrete capito. Volevo farvi vedere i miei acquisti con i saldi di Pupa e di Kiko. Sono andata a controllare oggi, sono ancora tutti in saldo, quindi non voglio invogliare nessuno all'acquisto. Ma siccome questi video piacciono molto anche a me, perché magari appunto mi danno l'input per andare a vedere se c'è qualcosa in sconto che mi serve, ma anche se non mi serve e o voglio acquistarlo, lo compro, insomma, spero così di farvi un po' di compagnia, di chiacchierare un pochettino e di farvi vedere i miei acquisti make-up, perché il 2023 è l'anno, oltre che della cosmesi, oltre che dei profumi, oltre che di altre cose, perché non ho smesso di fare né la maglia né tutto il resto, come vi ho detto, la skincare la continuo a fare, sto provando dei nuovi prodottini e vi devo fare un video sui miei prodotti preferiti low cost skincare che sto usando. Ma così, passiamo qualche minuto insieme, magari un po' più di qualche minuto e niente, vi faccio vedere un po' che cosa ho acquistato. Allora, partiamo da Kiko, dove le prime due cose che ho acquistato, ne ho comprate due perché erano in sconto, questi della collezione permanente sono tutti scontati più o meno dal 47, 45, 50%. Due cose che effettivamente, le uniche che mi servivano, le altre sono state, se le sto preparando tutte, sono state degli acquisti perché mi piacevano. Allora, ho comprato il fixer per il make-up. Io senza fissatore non riesco a stare perché ho una pelle oleosa, mista grassa. Ora che arrivo a sera, è anche vero che io mi trucco alle 6 e un quarto, 6 e mezza della mattina e mi strucco poi alla sera perché per 2-3 sere alla settimana sono fuori, mi strucco tipo alle 11 e mezzanotte, quindi magari prima di uscire ritocco il trucco occhi che è quello che più mi fa l'effetto panda, ma senza fissatore non potrei stare. Nota, tutti i link e tutti i prezzi, cioè tutti i link e poi andrete a vedere i prezzi, ve li lascio nell'info box, adesso non me li ricordo assolutamente. Ricordo però che sono stati che erano scontati del 50, 47%, 45% e anche su Pupa. In più, sia da Kiko che da Pupa avevo dei punti e quindi ho avuto un ulteriore sconto che ho potuto aggiungere e quindi non dico che praticamente mi sono stati regalati, però non potevo non approfittarne. Allora, due di questo face make-up fixer, che sono quelli classici che ci sono in collezione permanente. E ne ho presi due confezioni, così per un po' sono a posto. Preferisco quelli che hanno il gas all'interno perché mi danno l'impressione che sulla mia pelle fissino meglio, piuttosto che quelli naturali, bio, che hanno tantissime proprietà all'interno, ma che non mi fissano una cippa. Quindi, due di questi. Ok. Poi volevo una polvere di Kiko perché con le polvere di Kiko mi trovo sempre benissimo e ho trovato anche che c'è scritto non blush né polvere per contouring, ma c'è scritto proprio fard e quindi ne sono rimasta conquistata. È questo fard che comunque è per contouring, di questo color terracotta. Mi sono portata anche le salviettine, così vi faccio vedere i miei swatch. Allora, questo è della collezione Dolce Diva, scatolina veramente molto molto carina, e la colorazione che io ho preso, vediamo se riesco a capirla, è Sweet Biscuit, dolce biscotto, ed è la colorazione 01. Mo' ve la faccio vedere. Mi piace, è forse più una colorazione che mi sta bene in estate se sono un po' più abbronzata, ma mi piace molto questo colore molto caldo che vira un po' all'arancione. Mi piace tanto. Questi capelli sono cresciuti un sacco e devo tagliarli oppure non lo so. E niente, questo, anche questo diciamo che
mi serviva abbastanza, abbastanza. Poi invece non ho potuto resistere a questo. Di blush ne ho tanti, però questo, cioè, guardate, so che specchia, ve lo faccio vedere velocemente, ma il pack è veramente veramente meraviglioso e il colore altrettanto. Poi queste polveri di Kiko sono veramente spaziali, a parte la decorazione che è spettacolare, ma hanno una scrivenza per me molto molto intensa. E adesso ve la faccio vedere, si sfumano benissimo, mi piace proprio tanto. E questo è, vediamo che vi dico la colorazione, Elegant Rose numero 02 di Holiday Fable, penso si dica così, bello. Poi invece veniamo a proprio degli sfizi, li avevo visti in negozio, ma erano a prezzo pieno e non li avevo comprati, e mi piacciono tantissimo perché in queste settimane sto provando proprio a truccarmi con gli ombretti in crema o in mousse che ho comprato su Shein, che mi stanno piacendo tantissimo, una qualità per me buonissima. Adesso li tolgo tutti dalle scatolette e ve li faccio vedere. Ok, il colore c'è dietro. Allora, comunque, questi ombretti in mousse, questo è di questo azzurro con un tocco di grigio, o grigio con un tocco di azzurro, fate voi, io adesso non ho analizzato i colori, e qua mi sono portata il pennellino per provarlo con voi, a parte che, mamma mia, sono meravigliosi, e vediamo dove posso farvelo vedere, facciamo di qua, dai. Mamma mia, che meraviglia. Sì, devo fare sempre la contorsionista. Comunque, bellissimo. E questi, secondo me, alla mattina, soprattutto quando sono mezza accecata, mezza addormentata, una matita e via, e poi ci metto questo su tutta palpebra, e sta bene o non sta bene, a me piacciono, e chi se ne frega. Mi sono detta che deve piacere a me e a nessun altro. Allora, questo sono i Lasting Mousse Easy Shadow, ho detto giusto, e questa è la colorazione 09, questo meraviglioso color azzurro, grigio, argento, insomma, e su di me questi colori stanno bene, penso. E uno secondo, questo color vinaccia, mosto, spettacolare, magari con una base sotto color nocciola, adesso vediamo, prendiamolo dalla parte non sporca, vediamo se facciamo, faccio così, si dovrebbe, forse meglio che lo prendo con la mano, esatto, tra l'altro cioè è intenso, ma neanche troppo, che così, vedete, si vede. Bellissimi. E questo è sempre della stessa linea, non ne ho dimenticati altri, no, ed è il numero 07 in questa colorazione spettacolare. Poi abbiamo la colorazione, ah, questo, cioè, è il mio colore preferito. No, ma guardate che meraviglia, questo verde molto intenso con un tocco di blu che vira un po' all'ottagno, ed è, scusate, ma stavo facendo il dito medio, scusatemi, non volevo essere volgare, vabbè, la bella della diretta, però guardate, è quasi in tinta con le unghie, adesso devo andare a rifarle e non so che colore farle, le farò un bordeaux. Allora, niente, devo prenderlo con la mano perché non riesco
prenderlo. Vediamolo di qua. Tra l'altro con le unghie non è proprio il massimo della vita. Però, mamma mia, che spettacolo. Sono molto sfumabili, molto morbidi. Guardate che meraviglia. Sì, ce la posso fare. E lì ce la fai, ce la fai. Dai, che diventi una ginnasta. Bellissimo. Adesso lo metto su questa parte qua che faccio prima. E questo è il colore numero, ho detto, 06. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Andrò a vedermi qualche tutorial su come fare. Però sono troppo gasata. E l'ultimo, e poi ci laviamo con la salviettina, è, mamma mia, questo qua secondo me per l'estate è il numero 03. Questo color terra bruciata, terra di Siena. Mamma mia. Vediamo se ce la facciamo. Ok. Usiamo qua. Mamma che bello! Questo secondo me, non dico come fard, ma quasi quasi, poi è anche vero che ci dicono ombretto e questo quant'altro, ma noi li possiamo usare dove vogliamo e come vogliamo, come faceva la mia nonna con i rossetti. Bellissimo! E anche questo, questi li ho presi proprio perché mi piacevano, li avevo visti in negozio, ma non li avevo acquistati. E adesso sto imparando che bisogna acquistare con i saldi, perché a parte le novità, che ovviamente al momento non sono saldate, ma poi ogni 2-3 mesi esce qualche novità, quindi quella che per 2 mesi prima era una novità, poi non lo è più e quindi le troviamo, anche perché sicuramente a me non manca nulla, anzi potrei aprire un negozio. Però queste cose mi fanno proprio, proprio stare bene. Non mi pesa alzarmi alla mattina alle 6, cioè infatti Paolo quando poi si alza che arriva in bagno alle 7 mi vede alle prese con pennelli, fondotinta, mi guarda con una faccia come per dire povera, deficiente, ma gli uomini non capiscono queste cose, ma io mi sento bene, cioè parto, inizia la giornata con un altro spirito, non lo so, sono arrivata a 53 anni, prima probabilmente ero presa da tante cose, dai bambini, dalla scuola, da tutto quanto, dal mio papà, adesso ho proprio più tempo per me e questo tempo me lo voglio godere perché non so fino a quanto dura e io ci penso spesso a questa cosa. E niente, vabbè, torniamo ai nostri trucchi, quindi questo è il numero 03. E queste, ah no, ce ne ho ancora una. Vabbè, potevo non comprare una palette, ma compriamola. Ma ne ho comprata anche un'altra di palette e un'altra ancora. Vabbè, a parte che per me il pack è veramente stupendo di queste qua in linea permanente. Vediamo se ce la facciamo. Ma i colori mi hanno conquistata. Vediamo che ve la copro così, perché si specchia tutto. Allora, colori, io di solito vado sempre sui rosini, sui violettini. Tutti questi colorini, ma questo blu facciamo così. Wow, certo che le polveri sono meravigliose. Questo blu che vira al nero, splendido. Me ne faccio vedere solo alcuni. Questo, là, che meraviglia! Cioè, no, guardate, ma vi prego. Sul mio occhio verde azzurro, mamma mia. Poi facciamo anche questo viola che trovo meraviglioso. Borgogna, un vino intenso e non ho più dita. Questo rosso e lo mettiamo qua. Mamma, no, vabbè, parliamone. Ma poi c'è solo i colori. Adesso voglio dire, sono un artista, i colori mi piacciono. Bello, 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 sono molto contenta. E poi davvero, cioè, con gli sconti che ci sono adesso, quindi se
vi serve qualcosa, ma anche se non vi serve, che avete voglia di tirarvi un po' su il morale perché avete iniziato male la settimana, io direi che tutte queste bellissime cose fanno per voi. Poi molto carina perché c'è anche un bello specchio ed è, vedete, molto compatta, tra l'altro, sì, quadratina ma compatta, quindi anche da portare in viaggio non è assolutamente male. E questa, vediamo come si chiama. Cult Colors. Isidau e Isda. Ciao. Ve lo faccio vedere scritto qua. Comunque, Cult Colors. E poi ve lo leggete voi perché io, se ci penso, lo sbaglio. Se non ci penso, mi viene giusto. Bellissima, bellissima, bellissima. E con Kiko abbiamo finito. Cancelliamo la lavagna e ricominciamo. Poi, due cose di Pupa le avevo viste da acqua e sapone, che ha uno stand Pupa veramente molto ricco, molto bello, molto curato. Acqua e sapone è nuovo da noi. E quindi è veramente tenuto molto bene. Una è questa che però avevo trovato soltanto il tester, non c'era più in negozio. Infatti la signorina, la commessa, molto molto gentile, mi ha detto: guardi, qui non ce l'abbiamo, però se va sul sito aspetti a comprare le cose perché tra un po' usciranno i saldi. E allora io ho ascoltato il consiglio della mia commessa di acqua e sapone. E tra tutte le profumazioni delle varie acque profumate che sono uscite, anche quelle di Natale, al profumo di biscotto, al profumo di cupcake, non mi avevano entusiasmato, erano troppo dolci, erano troppo gourmand, mi ricordavano troppo le torte e i biscotti che faccio e francamente averli sulla pelle non mi piaceva. E là quindi ho provato questa della linea Fruit Lovers, melograno bio e ragazzi, a me le cose col melograno ultimamente piacciono tantissimo. È buonissima. Un melograno dolce, frizzante, acidino. È buonissima. Buonissima, buonissima. È un'acqua profumata. Diciamo che l'ho provata la seconda volta perché è la prima volta quando sono. Vabbè, l'avevo sentita in negozio, poi quando mi è arrivata l'ho spruzzata. Ma è un profumo delizioso, perfetto per la primavera che pian piano arriverà. Molto molto bella, ma anche d'estate perché è sicuramente molto fresca. E stupenda in questa sua, in questo suo barattolino di latta, che oltretutto, vabbè, cioè, scusate, ma a me piaceva tantissimo anche per il barattolino. Altra cosa che ho comprato, ma che non mi pare fosse in sconto, ma con gli sconti che avevo era comunque scontata. Ma quanto è bella questa palette! Bellissima, a parte il pack. Vabbè, da creativa non potevo non innamorarmi di questa. Cioè, scusate, ma a parte che sembra la cover di un cellulare. Se ci fosse una cover di cellulare così, io la comprerei. Meravigliosa, meravigliosa, sottilissima. E questa è sempre della linea Fruit Lovers. Ma lo so, sembrano sempre gli stessi colori, ma non potevo. Guardate. Ora ne proviamo alcuni. Qui c'è un blush molto 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 pink. Facciamo di là che mi viene meglio la mano di là. Molto 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 pink, che però non è così pink secondo me. Comunque sulla guancia questo è un colore davvero adattissimo alla primavera, alle guance baciate dal sole. Però magari non estive, ma più primaverili, di quel color rosa di guance dopo una camminata. Bellissimo. Poi,
Vediamo un po', perché gli altri sono molto leggeri. A me, vabbè, i colori super scriventi non è che piacciono tantissimo. Sono comunque colori, sì. Poi la mia pelle del dorso della mano è abbastanza abbronzata, sempre. Allora, vi posso dire che nonostante io stia calcando, non spolverano, però si nota veramente poco. Per me non è indice di bassa qualità, attenzione, ci sono palette che scrivono tantissimo, ma forse sulla mia palpebra anziana o comunque vintage non è che vada benissimo, perché poi alla fine a lungo andare, visto che ho la palpebra oleosa, mi si formano le pieghette nonostante il primer e quindi francamente mi va bene anche così. Poi abbiamo, adesso vi ho fatto vedere questo, questo colore. Ups, scusim, questo che è leggermente più chiaro al naturale. Poi c'è questo meraviglioso marrone scuro e questo è chiaramente, però sono sfumabilissimi, vedete? Questo è un bel marrone scuro. Poi abbiamo, dopo vi faccio vedere i colori. Oh, che bello, questo può andare bene anche come blush. Guardate. E vi ho fatto vedere questi, come faccio? Facciamo così. Sperando di non farli cadere. Vi ho fatto vedere questi ultimi due, che sono questi qui. Molto belli, e poi ci sono questi shimmer, che bello, un color pesca, si vede, sì, come riflette, molto bello, potrebbe essere anche usato come illuminante. E vi faccio vedere l'ultimo. Qua da parte, che bello! Questo è duochrome, ma perché ci sono anche delle microparticelle di colori diversi. Guardate, questo, che belli! E vi ho fatto vedere Femiche, questo che è quello aranciato. E quello sopra, aspettate, e questo, ho paura di romperla, e questo sopra, che è quello che vi ho detto che poteva essere usato come illuminante, perché effettivamente hanno questi riflessi molto belli, ma non sono troppo invadenti, ed è la cosa che mi piace. Quindi questa palettina stupenda, che sembra un cellulare meraviglioso, tra l'altro il mio cellulare nuovo è proprio di quel colore azzurrino qua, manco farlo apposta. E poi che cosa ho preso? Prendiamo un'altra salviettina perché qua mi sono spurcata. Poi ho preso per provare, io sono sempre alla ricerca di primer per le palpebre, per gli occhi, se ce la faccio ad aprirlo. E adesso questo, vabbè dai, ve lo apro. Tanto ho di quei cosi che, di quei prodotti aperti da 10 anni che non sono neanche andati a male. E questo colorino, proviamo a sentire com'è. Allora. Allora. È al momento, allora, quasi invisibile. Molto, molto idratante. Bisogna vedere se poi mi dà problemi, altrimenti lo uso come correttore, perché io alcune volte i correttori li uso come primer. Ah no, si sta asciugando, perfetto. Quindi consiglio come make-up Lovers di, sì, asciutti, caspita, adesso sì, è proprio asciutto, adesso non mi, infatti sì, anche opacizzato, non so se si vede, ma non si vede. Comunque,
Io alla mattina faccio così, mi trucco, prima faccio tutta la mia skincare, poi faccio la base viso, metto il primer sulle sopracciglia e poi mi vesto, cioè sulle sopracciglia. Metto il primer sulle palpebre e poi mi vesto in modo che il primer riesca ad asciugare e mi sa che continuerò a fare così perché questo abbiamo visto che praticamente in pochissimi secondi si è opacizzato ed è assolutamente asciutto, bellissimo sulla mano, vi dirò poi come sarà sulle palpebre. Poi, cosa abbiamo preso? Questa mi serviva perché ho finito la mia matita per sopracciglia della Physician Formula. Ho iniziato quella che ho trovato nel calendario dell'avvento di Essence, sì, ma potrebbe esserci qualcosa di meglio e ho voluto prendere questa che no, questa era della Kiko, ho sbagliato, questa va bene, ve la faccio vedere adesso, ma era della Kiko. Ho voluto prendere questa di A. Brown Multitasker 3 in 1. Colorazione 04 della Kiko e vediamo com'è. Allora è molto sottile la mina. Sì, come colore. Va bene, adesso io faccio il vi faccio vedere. Comunque sì, non è troppo scrivente e mi piace perché altrimenti sembro Wanda Osiris o Moira Orfei, senza nulla togliere a queste bellissime donne, ma insomma non fa per me. E qui c'è poi il pennellino, sì, beh, pennellino, scovolino, chiamatelo come volete voi, la spazzolina per spazzolare. Vabbè, questa la proveremo e poi vi dirò. E questa faceva ancora parte di Kiko. Ah, ecco, poi Pupa mi ha lasciato questo omaggio crema antirughe prebiotica e la proveremo. C'è qualche altra cosa, no? Ma andiamo avanti con gli ultimi acquisti, non sono tantissime cose. Cosa ho preso? Fondotinta compatto. Allora, io sto usando un fondotinta compatto con SPF 15 o 20, non ricordo più, di Bella Oggi e lo amo alla follia, l'ho quasi finito e ce l'ho in scorta, l'ho comprato, però volevo provarne un altro e quindi questo era scontato di Pupa, anche qua specchia tutto. Acting Light Pupa Cream Foundation. Allora, qui c'è il suo specchietto, qui c'è il colore, l'ho già provato e mi sembra che vada bene perché poi su di me è chiaro, ma poi la mia pelle scaldandosi si ossida e scurisce leggermente e vedete è proprio molto molto leggero e anche questo è come il primer, al momento sembra quasi unto, ma esattamente quando avete finito di stenderlo diventa opaco e assolutamente asciutto. Quindi questo vi saprò dire perché sono molto molto curiosa di provarlo. E questa è la colorazione, vediamo se c'è scritto qua. Se ci vedessi, dove ho messo la scatola? Qua. 020. 020. Poi, quest'anno ve l'ho detto che erano dei rossetti, ne ho comprati una svalangata rossi. Ho giù su una matita, un bordo scuro che sembro Morticia, ma mi piace, volevo colpire oggi in ufficio. Non ho colpito nessuno, non ho dato pugni a nessuno. E ho preso questi due rossetti, anche questi della linea permanente, ed erano scontati tantissimo. 47 o addirittura oltre il 50%, veramente tantissimo. Pupa volume, rossetto volumizzante labbra ad azione rapida, colorazione 301. Sì, e l'ho preso rosso, più o meno. Rosso che vira il marrone. Però mi piace tanto, tiriamo via la matita, urca, non viene neanche via, perfetto. Bene, allora, dove ve lo faccio vedere? Ma sì, ve lo faccio vedere qua. Bello! Mamma mia, bello, questo mi piace, perché è un rosso che ha del rosa, che ha del fucsia, che ha del marrone. Mi piace, morbidissimo, bello, bello, bello. E questo è
cioè classico, il bullet, classicissimo, con questa, cioè, non c'è neanche la luce accesa, ma bello. Colore, vi ho detto, 301. Chiudiamolo bene. E l'altro, che è il colore 102, stessa linea, stessa tipologia, perché lo volevo bello morbido, che mi idratasse. Un po' più aranciato, questo è il colore, e lo proviamo vicino. Oh, che bello, mamma mia, questo qua è estivo, ma che bello, vai Elena, l'anno dei rossetti, ma poi il prossimo video ve lo farò vedere con tutti i miei rossetti rossi che ho comprato, perché io sono sempre stata sulle tonalità nude, color carne, marroncino. Una volta mi sono comprata un rossetto viola, che infatti lì non lo uso mai, ma non so come mai mi è venuta in mente sta roba, ma proprio viola. Labbra da persona che sta salutando il mondo. Ok, ah, questi mi piacciono. Bello, 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 bello. Veramente belli. Morbidi, ovviamente non sono long lasting, si dice, ok, ma poi io questi me li metto sulla scrivania del mio ufficio e o ce li ho nella mia borsetta, e quindi ogni tanto vado in bagno, quando mi viene giù, track, me lo rimetto su. Bene, cari amici e cari amiche, cari amici, io ho finito con il mio haul e spero di avervi dato qualche input, o anche soltanto di avervi fatto compagnia, di avervi fatto lustrare gli occhi. A me piacciono sempre questi video haul, anche se so che non sarebbe bello, e non è neanche giusto istigare all'acquisto, ma insomma siamo persone adulte e responsabili e sappiamo quello che possiamo permetterci o quello che invece ci piace soltanto guardare. Io vi abbraccio, vi saluto, vi auguro un buon martedì e ci vediamo al prossimo video. Ciao!